Oggi volevo parlarvi della spazzola compatibile Dyson. Eccoti. Questa è costata sui un po' meno di 40 euro, è fatta così, mentre originale Dyson è fatta così. Vediamo se riuscite a vederle dal retro. Eccole qua. Su per giù sono uguali, salvo le due cose nere, le due cose, una è nera, l'altra è viola. Questa ha questa gommina qui in più sotto che la compatibile non ha. Per il resto qua ha una spugnetta, mentre qua ha una gomma. La spazzola compatibile ha questi rotelloni in più che l'originale non ha, e il motivo per cui l'ho comprata mi sembra abbastanza evidente dallo scotch che è su quella compatibile, ossia l'ho spaccata. Quella originale costava veramente tanto, perché costava 150 euro. Ora, io sinceramente non sono disposta a spendere 150 euro solo per una spazzola, considerato che il Dyson ha ormai 5 anni. Ora, se l'avessi appena comprato, sì. Ma considerato che ha 5 anni e potrai decidere di cambiarlo o potrebbe rompersi, non me la sono sentita di spenderci così tanti soldi. L'ho presa su Amazon, la compatibile, con un costo di 35-40 euro, mi pare, non di più. Che differenza c'ha? Allora, sin dalle recensioni dicevano che aspirava meno dell'originale. E questo è vero. Cioè, è vero, non ci piove, punto. Essendo il mio un Dyson Labsolute, io ho la sua spazzola originale, quella morbida, fluffy, questa. Quindi quando devo pulire i pavimenti utilizzo questa, mentre la compatibile la uso per pulire i tappeti. Cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto di quella non originale? Allora, quello che mi è piaciuto in assoluto più di tutti sono fondamentalmente due cose. Innanzitutto questo, ragazzi. Cioè, sta in piedi da solo. Sta in piedi da solo. E questa è la prima cosa che mi è piaciuta. La seconda cosa che mi è piaciuta, ora vediamo se vi appoggio. La seconda cosa, dicevo, che mi è piaciuta di questa spazzola è la luce. Che devo dire è molto comoda. Comunque ha una buona capacità di aspirazione, cioè non è che è una schifezza, non so se riuscite a vedere, ma il suo dovere lo fa. Ed è comoda anche sul mio pavimento nero, perché ora così uno dice vabbè, pulire pulito, ma poi quando voi passate l'aspirapolvere vedete angolini di polvere che vedo qua, per esempio, magari non si vede, ma ci sono quelli del cane che io non avevo visto prima. Quindi la luce è davvero la cosa più comoda che ci sia. Comunque sia, voglio dire, se voi pulite casa tutti i giorni, cioè non è che c'è così tanto sporco da giustificare la mancanza di una super potenza, della spazzola originale. Ecco, se poi ci possono essere dei momenti in cui magari c'è più polvere o okay, che nessuno vi vieta di usare la Fluffy. Quella originale Dyson comunque scocciata funziona, perché si era solo spezzata la plastica, i cavi erano rimasti integri, però insomma, ho preferito prenderne una usata, cioè una non originale. Che vi dico la verità, per quello che ci faccio io, nonostante la tanta polvere che ho in casa dovuta al cantiere, svolge veramente una funzione egregia. La giornata delle ambulanze. Quindi, consiglierai questo tipo di prodotto? Assolutamente sì. Non aspettatevi la stessa potenza di aspirazione dell'originale, mai di poco inferiore, io vi dico la verità. Va benissimo anche questa, soprattutto se poi avete l'altra spazzola per compensare, quindi comunque i tappeti me l'aspira comunque bene, non è che sono sporchi come avete potuto vedere lì in cucina. Per cui sì, ribadisco che non me l'hanno regalata, l'ho pagata, non sono affiliata a Amazon per ora, ma in futuro se sarà possibile lo farò, così lo sapete.
Non sono sponsorizzata, non mi ricordo neanche come si chiama, dove l'ho comprato, comunque l'ho presa su Amazon. Se voi cercate spazzola compatibile Dyson, alla fine vi vengono tutte quelle. Per cui sì, consiglio assolutamente questo prodotto, perché nonostante aspiri meno, ha queste due caratteristiche in più che me la fanno apprezzare tantissimo, come il fatto di poterla lasciare dritta in piedi e il fatto che ha la luce, che non è una cosa da poco. Grazie per aver seguito anche questa recensione e buona giornata.